Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. E oggi il reshape, appunto, di oggi è davvero particolare, molto semplice nei passaggi tecnici, anzi direi che proprio di cucito faremo pochissimo, ma trasformeremo un pantalone maschile datato, molto datato, stiamo parlando degli anni 80, quindi velluto a coste, colore, quel beigiolino che insomma non è mai ben abbinabile, ma lo trasformeremo per essere poi indossato da noi donne, davvero con pochissimi passaggi. Proprio perché il pantalone è molto grande, molto largo, non toccheremo nulla, non restringeremo nulla. La trasformazione che faremo sul pantalone è davvero banalissima. Sposteremo un bottone e faremo un lavoro al ferro da stiro. Se vi ricordate, per chi mi segue sempre, e nel caso non l'aveste fatto, andatelo a vedere, ho pubblicato un video in cui con pochi passaggi, quindi senza andare alla macchina da cucire, trasformo la vestibilità di una giacca. Altrettanto avviene sul pantalone. Io non farò altro che spostare il bottone in un'altra posizione affinché questo mi diventi molto stretto e vestibile per me donna, perché come dicevo prima il pantalone è maschile ma di taglia molto grande. Primo passaggio, elimino il bottone che poi lo sposteremo da tutt'altra parte, come dicevo. Indossate il pantalone e fate in modo di, abbottonandovelo o appunto seguendo il vostro corpo, posizionate il bottone laddove appunto effettuerete poi la chiusura del pantalone. Il mio segno per la mia vestibilità è a questo punto qui. La cosa bella è che non dovete spostare il bottone lungo tutta la cintura per realizzare il restringimento. No, dovete assolutamente spostare, quindi in maniera proprio casuale, in maniera divertente anche di aggiungerei, in un altro punto proprio per fare in modo che il pantalone, oltre poi a stringersi addosso, avrà un effetto di vestibilità particolare. Quindi attaccherò il mio bottone. Spostato il nostro bottone, ci trasferiremo al ferro da stiro perché la premessa è molto importante. Questo genere di velluto, sì, costine semplici, sarà letteralmente massacrato al ferro da stiro, nel senso effettuerò tutta una serie di grinze volute che poi sul velluto rimangono segnate, quindi anche dopo i lavaggi successivi avrete sempre lo stesso risultato, la stessa texture, proprio per movimentare il pantalone, per renderlo ancora più originale. E altra cosa che verrà fuori è che siamo partiti da un pantalone molto grande, l'abbiamo stretto con il bottone, ma anche questo ammucchiare il tessuto e stirarlo toglierà un po' di, come dire, di circonferenza, quindi si avvicinerà di più alla vostra vestibilità. Questo è il risultato dopo aver massacrato il pantalone, il velluto al ferro da stiro, che se normalmente quando dobbiamo stirare un capo di velluto bisogna prestare attenzione, mettere dei panni, in questo caso specifico vi potete proprio sbizzarrire, anzi dovete volutamente massacrare il velluto per ottenere questo risultato. Tra l'altro, dicevo, fatta questa procedura anche nei successivi lavaggi, il pantalone resiste, però per essere certi che non vada via l'effetto grinzato, magari quando viene lavato il pantalone e poi anche asciugato, fate in modo di contenere il pantalone stesso dentro una rete, una sacca, sì, una sacca di cotone, così affinché tutto rimanga ancora più raccolto.
Io adesso vi faccio vedere addosso a me come qual è la vestibilità del pantalone. Ecco il mio bel pantalone trasformato, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi sul canale di YouTube, cliccare la campanella, mandare tanti messaggi, chiedere, mettere mi piace e seguirmi sui social di Facebook, Instagram e TikTok, di prendere tutte le informazioni che trovate nella info box e vi ricordo sempre, Rescelto Your Style.